Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura la cronaca con l'operazione Ferramiù, il maxi intervento della Guardia di Finanza contro il traffico illecito di rifiuti fra Torino e Napoli. E si è svolto ieri all'Hotel Poseidon di Torre del Greco l'incontro istituzionale fra rappresentanti del mondo del turismo e rappresentanti della regione Campania per delineare la rinascita del turismo sulla costa del Vesuvio. Presenti anche i sindaci dei principali comuni con le loro proposte e le loro aspettative. In conclusione, lo sport con la Turris che si prepara al prossimo campionato. Pubblicate le date. Questo ed altro nei nostri servizi. Nella mattinata odierna, militari della Guardia di Finanza di Torino, in collaborazione con i reparti del Comando Provinciale Napoli territorialmente competenti, stanno dando esecuzione nell'ambito dell'operazione Ferramiù ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di ulteriori 7 soggetti, 6 in carcere e 1 ai domiciliari, per le ipotesi di reato di traffico internazionale di rifiuti metallici ed emissione e utilizzo di documenti attestanti operazioni inesistenti. È in corso di svolgimento altresì il sequestro preventivo di un'azienda operante nel settore del commercio di metalli ferrosi, nonché di beni per oltre 43 milioni di euro, tra cui disponibilità finanziarie, immobili e quote societarie riconducibili agli indagati. Le attività dirette dalla Procura della Repubblica di Torino, Direzione Distrettuale Antimafia, rappresentano lo sviluppo operativo di ulteriori approfondimenti investigativi condotti dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino, successivamente agli arresti eseguiti nel marzo scorso a carico di 15 soggetti e ai sequestri disposti per oltre 130 milioni di euro, con l'effettuazione di perquisizioni e acquisizioni documentali presso decine di aziende ubicate in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Molise e Campania e coinvolgimento di società con sede in paesi dell'Est Europa. Le indagini hanno così consentito di individuare un'ulteriore società lombarda che predisponeva la copertura documentale e contabile dei rifiuti metallici illecitamente reperiti sul territorio nazionale, attestandone falsamente la regolarità secondo i requisiti richiesti dalla normativa dell'Unione Europea. Successivamente tali rifiuti venivano consegnati a fonderie o altre società commerciali del settore per essere reimmessi nel circuito produttivo. In armonia con la legislazione unionale, infatti, affinché i rottami metallici non siano qualificabili come rifiuto, il produttore deve redigere e trasmettere ad ogni cessione una dichiarazione di conformità al fine di consentire in ogni momento l'individuazione dell'origine del rottame e dunque la tracciabilità dello stesso. La società Filtro Lombarda si era di fatto interposta nel recente periodo nella filiera imprenditoriale simulando un'effettiva attività di acquisizione intra-UE proprio al fine di fornire un'apparente liceità a ingenti quantitativi di rifiuti metallici. La complessiva azione investigativa ha consentito all'autorità giudiziaria, sino ad oggi, di disporre 22 misure cautelari personali a sequestri di beni ai fini di confisca per oltre 176 milioni di euro, tra cui 2 aziende in Piemonte e in Lombardia. L'operazione Ferramiù conferma tangibilmente la costante azione svolta dalla Guardia di Finanza nel contrasto a traffici illeciti, anche attraverso il monitoraggio dei flussi finanziari che costituisce il modello più efficace ed efficiente per individuare e contrastare le attività delle organizzazioni criminali, le quali, al fine di trarre un ingiusto profitto, inquinano il tessuto economico produttivo, alterano la concorrenza del mercato e non da ultimo danneggiano gli imprenditori onesti e rispettosi delle regole. Incontro istituzionale ieri all'Hotel Poseidon di Torre del Greco tra operatori del turismo, il Consorzio Costa del Vesuvio e rappresentanti di regione e comuni. L'obiettivo è quello di mettere in campo una strategia per la ripresa economica e il rilancio turistico del territorio costiero vesuviano. Presente l'assessore regionale al turismo, professor Felice Casucci, la vicepresidente del Consiglio regionale, Loredana Raia, e il consigliere regionale, con delega alla digitalizzazione, Mario Casillo, i sindaci dei comuni vesuviani e i rappresentanti del comparto turistico. Noi speriamo che da oggi riusciamo a entrare in una logica diversa. Dopo la pandemia ci sono recovery fund e altre opportunità, bisogna selezionare bene i progetti. Noi non dobbiamo pensare che spendere i soldi sia l'unica cosa, la cosa importante è spendere bene i soldi e noi da oggi speriamo di poter dare un contributo alle città, alle nostre città,
per individuare interventi realmente utili e non cattedrali nel deserto. Torre del Greco è la città più grande, quindi in qualche modo è naturalmente candidata a fare da capofila. E oltre a essere la città più grande, è in qualche modo baricentrica rispetto al Golfo di Napoli, quindi può essere effettivamente un po' una culla di questo nascente polo turistico se riusciamo appunto a stare insieme. Io credo che la cosa fondamentale sia quella: se riusciamo a stare insieme, se prevale la partnership, la collaborazione e non il campanilismo, Torre del Greco può svolgere un ruolo molto importante. È una potenzialità grandissima, una necessità di pensare il turismo in una maniera sistematizzata, organizzata, in cui le risorse migliori convergono nel risultato e verso un risultato che non è il risultato del 2018-2019, ma un risultato nuovo. Bisogna ripensare la strategia, stiamo facendo questo, siamo qui per confrontarci anche sulla strategia. Il tema è metodologico. Poi ci sono sicuramente delle opportunità che derivano dalle risorse, le risorse del settennato europeo, le risorse del PNRR, le risorse specifiche dei POC, che adesso si sta facendo una battaglia da parte del Presidente De Luca per rilanciare questo argomento anche con la Ministra Carfagna. E evidentemente vi sono degli elementi che riguardano i dati economici, ma l'elemento più importante sono le idee, la strategia per realizzare le cose. La Campania in questo momento sta finalmente riscoprendo la parola turismo. La parola turismo, che è una parola che si scrive turismo ma si pronuncia virtù, e noi dobbiamo pensare al turismo come una virtù. Se riusciamo a pensare al turismo come una virtù urbanistica, una virtù economica, una virtù sociale, riusciamo anche a ripensare un turismo meno indisciplinato, più governato, più indirizzato alla compatibilità con la situazione che si è determinata della pandemia, ma soprattutto più legato a dei valori. Io penso che noi vesuviani, mi permetto di dire noi vesuviani perché io ho delle origini vesuviane, noi vesuviani, grazie alla religione del lavoro che portiamo nel nostro DNA, riusciremo a realizzare questo obiettivo. Torre del Greco è una grandissima potenzialità, è una grandissima realtà, perché coniuga due cose importantissime: coniuga l'accezione tradizionale del turismo, la bellezza dei luoghi, con la cultura e anche con il grande artigianato. Questo è il tema dell'arte del fare, un tema molto significativo per quel che riguarda il turismo, non solo dell'oggi ma soprattutto del domani, perché le sinergie economiche sono quelle che determineranno sicuramente degli inneschi nel partenariato pubblico-privato. Torre del Greco in questa è decisiva. Si mettono insieme istituzioni, consorzi, privati, al fine di immaginare tutti insieme un programma di interventi che abbiano, per quanto riguarda il comparto del turismo, la possibilità poi di essere sottoposti a Regione Campania. Non è casuale che è presente qui ad ascoltare stasera l'assessore al turismo di Regione Campania, il professore Felice Casucci, perché questo programma, che in via sperimentale mi auguro presto possa prendere corpo ed essere sottoposto a Regione Campania, possa rilanciare questo comparto, questa filiera che per noi è determinante per lo sviluppo territoriale e per lo sviluppo global, nel senso che noi, per quelle che sono le nostre risorse naturali, le nostre attrazioni sotto ogni profilo, sotto il profilo architettonico, sotto il profilo paesaggistico, sotto il profilo artistico, culturale, religioso, noi dobbiamo provare a far presenziare, sostare e permanere qui i turisti che per il turismo religioso visitano già due dei siti molto importanti che abbiamo in Regione Campania. Insomma, dopo gli interventi di Regione Campania per quanto riguarda la depurazione delle acque, sono partiti finalmente anche qui a Torre del Greco. Si parte dunque dalla risorsa mare, dalla balneabilità, e quindi un turismo balneare che si coniugherà con quello enogastronomico, quello ricettivo, perché Torre del Greco, ma tutto il comprensorio vesuviano, trovino la giusta collocazione nell'offerta turistica della Campania e dell'intero paese. La prima cosa che abbiamo fatto in questi 5 anni, a partire dal 2015, incominciamo a vedere come dobbiamo fare a far tornare questo mare bagnato. Mi si dirà, ma sta cosa si diceva da 40 anni, sapete perché non si è mai fatto? Perché purtroppo si è sempre ragionato
Io il sindaco lo faccio per 5 anni, io il consigliere regionale lo faccio per 5 anni, il presidente della regione lo faccio per 5 anni, talmente dei lavori che ci vogliono per far tornare in mare e balneare, alla fine il suo lavoro lo vedranno i miei figli, quindi tanto vale che mi occupo di fare cose che mi consentono di avere una visibilità nel breve periodo. Morale della favola, sono passati 40 anni e ancora oggi il mare di questo nostro territorio non è un mare balneabile. Sindaco Palomba, oggi qui a Torre del Greco, un incontro per parlare di turismo promosso dal Consorzio Costa del Vesuvio. Come devono rinascere questi territori? Da che cosa partire per un rilancio? Noi dobbiamo vedere un turismo non fatto a casa nostra, ma un turismo che vede tutta la costa del Vesuvio, che impegna anche i fondi che la Regione avrà, e saranno tantissimi, per guardare in una realtà che non guardi solo il territorio di Torre del Greco o di Pompei o di Ercolano, ma che deve intrecciare tutti i territori. Quindi si può pensare a quella che è la nostra circumvesuviana, di fare sì che questa realtà possa essere migliorata e quindi possa essere fruibile seriamente da tutti i turisti che vengono e che non vanno solo nella realtà sorrentina, ma possono anche fermarsi nelle nostre realtà. L'obiettivo di stasera è quello di creare un turismo in rete, valorizzando e potenziando poi il trasporto locale. Sì, e questo è quello che hanno detto i consiglieri regionali, quindi far sì che praticamente sia tutta la nostra costa del Vesuvio ad essere unita, quindi non c'è un solo comune, ma siamo tutti uniti, come trasporto, come la possibilità di infrastrutture, di strade, ecco, ragionare alla grande, in modo tale che chi viene in questa realtà ha una visione completamente diversa. Qual è la sfida per gli amministratori locali di questi territori? Sono felice che oggi si siano incontrati i sindaci di Pompei, in Torre del Greco, l'assessore regionale e i consiglieri regionali Loredana Rai e Mario Casillo, perché questo territorio deve crescere, può crescere tutto quanto insieme. Noi dobbiamo uscire da questo provincialismo che purtroppo ha distrutto il nostro territorio. Torre del Greco non potrà crescere mai se non crescerà Ercolano, Ercolano non potrà crescere mai se non crescerà Portici e così via. La Campania è un unico grande attrattore e noi dobbiamo utilizzarlo per poter creare lavoro e bellezza. I cittadini tuttavia credono che qui siamo ancora all'anno zero per quanto riguarda il turismo. Non è vero. Non siamo all'anno zero, Ercolano siamo passati da 300 posti letto a 2000 posti letto in poco più di un anno. 2000 posti letto si chiamano bed and breakfast. Bed and breakfast significa posti di lavoro. Noi intorno al turismo dobbiamo crederci. Ed Ercolano per quest'estate come si è organizzata? Ercolano ha più di 60 eventi, noi vogliamo essere attrattivi e vogliamo dire anche al turismo di prossimità di venire a Ercolano, perché Ercolano si sta bene. Dunque l'obiettivo di oggi degli amministratori e delle istituzioni è creare un turismo in rete. Assolutamente creare un turismo in rete, ma soprattutto considerare il nostro territorio un unicum, perché altrimenti vinceranno soltanto pochi imprenditori che riusciranno magari sacrificando i colleghi a intercettare i flussi turistici. Noi invece dobbiamo creare un agio e una ricchezza per tutto il territorio. Cercheremo con la mia amministrazione di fare tutto ciò che è possibile, perché qualcosa l'abbiamo, ce l'ha insegnato un po' il grande progetto Pompei, quello di non pensare ognuno alla singola città, ma bisogna pensare un po' a tutta quest'area, che è una grande risorsa per tutta la Campania. Definite le date di inizio e chiusura del prossimo campionato di Serie C, che vedrà di nuovo la turris del presidente Colantonio e di Mister Caneo ai nastri di partenza. Il consiglio della Lega Pro ha stabilito che la prima giornata si disputerà il prossimo 29 agosto, mentre l'ultimo turno della stagione regolare si giocherà il 24 aprile 2022. Decise anche le date dei primi due turni di Coppa Italia. Il primo turno avrà luogo il 13-14 agosto, mentre il secondo turno sarà disputato a distanza di una settimana, il 21 agosto, ed entreranno in gioco le quattro squadre partecipanti alla Coppa Italia di Serie A. Il prossimo 6 luglio invece dovrebbero essere definiti i nuovi regolamenti per i campionati Primavera 3 e Primavera 4. Durante il Consiglio di Lega inoltre si è fatto il punto sulle regolari iscrizioni al campionato, che al momento sono 50, mentre una domanda di iscrizione, si parla della Casertana, pare priva della necessaria fideiussione.
si apre ufficialmente quindi la nuova stagione della terza serie nazionale. La Turris si prepara quindi ad affrontare un campionato ancora più avvincente di quello appena concluso, che vede coinvolte piazze prestigiose, comprese quelle provenienti dalla Serie B, e ritorni nei campionati professionistici di importanti squadre promosse dalla Serie D. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione@tvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. E con questo è veramente tutto, io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi.